Ciao a tutti e benvenuti. Benvenuti a questa sessione che teniamo all'interno del contesto di Build per quanto riguarda una carrellata su quelle che sono le community con le quali Microsoft collabora più di frequente e che ci dà la possibilità un po' di parlare in italiano, un po' di vedere contenuti che hanno attinenza con le cose che i nostri colleghi e esperti di materia Microsoft stanno facendo. E anche di capire come poter dar seguito a quelli che poi sono tutta una serie di approfondimenti che potremo fare con magari i contenuti di Build, ma all'interno di quelle che sono le community italiane. Mi faccio vedere in maniera tale da presentarmi. Io sono Marco D'Angelo, mi occupo per Microsoft Italia di quella che è la componente di relazione con le community scusate, di sviluppo all'interno del territorio italiano e nella giornata di oggi avremo modo di dare un'occhiata un po' a quelle che sono quelle più, come dire, che abbiamo scelto perché ci hanno dato una mano velocemente nel poterci ingaggiare e raccontare che cosa stanno facendo. Relativamente all'agenda della giornata, alcune cose volevo raccontarvi. La prima è relativa al dove siamo. Siamo all'interno del contenitore di Build e come tale ci sono tutta una serie di regole, se volete, di buon vicinato da rispettare. Quello che vi sto proiettando in questo momento è lo statement ufficiale di Build, la code of conduct che ricorda quali sono, diciamo così, le regole di buon vicinato che vogliamo rispettare. In particolar modo questa è una sessione in cui è possibile partecipare da parte del pubblico con domande che potranno essere fatte nel framework di Q&A, alle quali cercheremo di rispondere. In tutto questo cerchiamo di essere appunto rispettosi delle sensibilità delle persone che partecipano. Se ci fossero problemi di qualsiasi genere o se sentiste la necessità di raccontarti o raccomandarci come poter migliorare, trovate i riferimenti della Code of Conduct Business Offline o il sito, scusate, l'indirizzo email, viewscon@microsoft.com. Oltre a questo aspetto, ci sono poi i contenuti. Che cosa faremo? Di che cosa ci occuperemo? Allora, ci sono diversi speaker, quindi ci perdonerete un attimo alcuni cambi di setup, perché siamo davvero tanti, siamo più di 15 persone tra moderatori, producer che sono dietro allo stream e le persone che racconteranno le loro attività. In massima parte le persone che vedete citate qui sono appunto rappresentanti di community e nell'essere rappresentanti di community appartengono e afferiscono a quella che è la comunità di quelli che Microsoft chiama MVP. MVP sono i Most Valuable Professional. In Italia ce ne sono davvero tanti rispetto a quelle che sono altre realtà, diciamo così, europee. Sono quasi 80. Ci sono tante community che gli MVP governano e utilizzano per raccontare la storia Microsoft o raccontare come la storia Microsoft si innesca con le professionalità delle varie persone. Queste community sono presenti in ogni parte d'Italia, letteralmente, e nel complesso mettono a disposizione centinaia di appuntamenti ogni anno con migliaia di ore di contenuti in italiano che possono essere a volte eseguite direttamente, a volte eseguite di persona, altre volte le trovate registrate. Potete fare riferimento al sito mvp.microsoft.com per poter trovare le persone e i riferimenti. Oltre agli MVP che ci stanno dando una mano nella realizzazione di questo evento, volevo raccontarvi anche dell'esistenza di quelle che sono le Azure Technical Communities. Le Azure Technical Communities sono fondamentalmente ad oggi comunità basate su Meetup che ci danno la possibilità di lavorare. Scusate, che c'è una possibilità di lavorare aggregando quelle che sono le varie figure professionali presenti nel territorio italiano. In questo momento è un'attività che è stata lanciata a livello mondiale, non sono ancora tantissime, ma in Italia ne abbiamo già tre con una quarta in arrivo. C'è cioè l'Azure Meetup Torino, la Meetup di Damag, di cui parleremo poi un attimino più in là, c'è l'Azure Meetup Milano e sta per arrivare l'Azure Meetup di Roma. Questo ve lo dico semplicemente perché trovate sul link che vedete lì la possibilità di vedere gli appuntamenti che queste community stanno mettendo a disposizione, sia in Italia che
visto che ormai molte di queste lavorano online, anche per quanto riguarda quelle estere. Parlando dell'estero, noi in questo momento stiamo tenendo una sessione in italiano e quindi raccontiamo con subject matter expert italiani, con esperti italiani, ma in parallelo c'è la sessione dei miei colleghi. Io faccio parte di un team che segue quella che noi chiamiamo come Microsoft Western Europe, con praticamente tutta l'Europa, tranne Germania, Francia e Inghilterra. In ognuna di queste c'è un mio equivalente che è possibile contattare, ingaggiare per poter capire eventualmente anche che cosa poter fare insieme. Detto questo, lasciatemi dire, io passerei direttamente a quella che è la componente di contenuti. Nell'agenda di prima ho fatto vedere tanti faccioni di colleghi che possono essere poi o che saranno quelli che saranno i vari speaker. Dopo di me, immediatamente dopo, viene la parte di contenuto un po' più tecnica. Quindi ci alterneremo con sessioni un po' più tecniche, sessioni un po' più di panel in cui troviamo community che raccontano che cosa stanno facendo. Ognuna di queste ha una serie di, che chiamiamo così, call to action, quindi possibilità di capire se si vogliono guardare o avere e fare approfondimenti dove poter andare a seguire. A questo punto io cederei direttamente la parola al moderatore della sessione successiva, che abbiamo chiamato Developers in Time of COVID-19, Andrea Benedetti. Andrea, ti lascio la parola. Eccomi Marco, eccomi, grazie, e un saluto a tutti, un ben arrivati, un ben trovati. Sicuramente un privilegio, un piacere quello di iniziare questa carrellata di due ore con una valanga di amici, di professionisti, persone di community che sicuramente ci racconteranno una serie di cose molto interessanti. Ho la fortuna di essere il primo dei tre moschettieri che vi racconteranno un po' quelle che sono alcune esperienze rispetto a attività, diciamo, di programmazione che abbiamo fatto rispetto al Covid. Vi condivido il mio schermo, credo Marco che si veda, se mi puoi dare un check, se mi puoi dare un ok, il mio schermo condiviso, il mio desktop. Ok, non ancora Andrea, vai tu, ok, sì. Ok, perfetto. E diciamo, allora, il mio obiettivo di questi minuti è raccontarvi quella che è stata un'esperienza, se non ricordo male, nata 74 giorni fa, era la sera, la notte del sabato 7 marzo, quando, diciamo, nel voler cercare di capire un po' quello che stava succedendo qua intorno su questa pandemia che ci stava prendendo, ho avuto, come dire, l'idea di costruire una serie di report, una serie di dashboard con Power BI che potessero raccontare appunto quello che stava avvenendo qua intorno. Io, giusto per dirvi, abito a Brescia, quindi uno degli occhi del ciclone della tragedia che il nostro paese ha vissuto. L'idea è stata quella di cercare di costruire qualcosa che potesse essere in grado di parlare da solo, quindi dei dati che raccontassero senza tante parole, senza tanti fronzoli, quello che stava succedendo. Questo lavoro è stato tra l'altro poi preso dal product team di Power BI e lo trovate tra l'altro all'interno delle gallerie dedicate proprio al Covid. E l'idea è stata appunto quella di costruire una serie di analisi sia worldwide sia nazionali che cercassero appunto di raccontare. C'è stato un vantaggio per poter fare tutto questo progetto. Il vantaggio principale è stato quello di avere a disposizione sostanzialmente due repository molto interessanti, un lavoro eccezionale. Il primo con tutti i dati, che tra l'altro vedremo nello speech successivo, con tutti i dati delle country del mondo, di un'università del Maryland, l'università americana del John Hopkins, e poi un repository GitHub di protezione
protezione civile che tutti i giorni, diciamo tra le 18 e le 18.30, rilascia quello che è il set di dati aggiornato appunto del giorno appena trascorso a livello nazionale, regionale e provinciale. Una volta diciamo ottenuti questi repository che sono totalmente gratuiti, accessibili e quindi utilizzabili, l'idea è stata quella di costruire un modello dati ricco a piacere che cercasse appunto di raccontare sotto vari profili, sotto vari livelli, quello che era il problema che stavamo vedendo. Il progetto naturalmente è liberamente utilizzabile, è disponibile gratuitamente, l'URL lo vedete sulla barra degli indirizzi del browser h.ms/covidreport e sostanzialmente quello che vedete è né più né meno la raccolta di quelli che sono appunto i due repository che vi dicevo prima, repository GitHub di protezione civile, questo naturalmente è accessibile come gli altri, in forma totalmente gratuita, con i dati a tutti i vari livelli, e il repository dell'Università John Hopkins. Quello che è stato fatto, al di là di mettere a fattor comune, quindi di costruire un unico modello dati che raccogliesse le informazioni provenienti da questi repository, l'idea è stata quella anche di arricchire i repository con una serie di informazioni prese per esempio dal sito dell'Istat, che non so se sapete, il nostro Istituto Nazionale di Statistica permette di scaricare una serie di banche dati molto interessanti, una è stata quella relativa alle mortalità, una relativa alla popolazione, per poter arrivare a costruire appunto delle analisi sempre più utili a comprendere quello che stava succedendo. Tra l'altro il lavoro che è stato fatto è stato diciamo discusso, ne abbiamo chiacchierato anche in quello che è stato l'ultimo meetup del Power BI User Group di Milano, che se non lo conoscete o comunque se lavorate con Power BI vi consiglio di iscrivervi e di seguirlo, tutte le registrazioni sono naturalmente disponibili online, dove proprio abbiamo parlato di questo progetto, entrando un pochino più nel merito, nel dettaglio, una serie di tip and tricks rispetto a quello che è stato fatto. Ecco, l'idea è stata soprattutto questa, proprio con uno spirito di community. Marco prima parlava degli MVP, Most Valuable Professional, che ringrazio naturalmente per quello che fanno tutti i giorni, tutte le settimane sulle nostre community, proprio in ottica di condivisione di esperienze e di quant'altro. Io ero un MVP prima di entrare in Microsoft, quindi il mio DNA, come anche quello dei miei colleghi che saranno presenti in questa carrellata di 2 ore che faremo insieme, Matteo, Lorenzo, sono stati anche loro MVP, quindi un po' il tema e lo spirito delle community lo abbiamo nel DNA. Detto questo, mi fa piacere passare subito la palla a un amico, un collega, un professionista, un MVP che è Antimo, che ci racconta un pochino più nel dettaglio anche lui un secondo progetto simile in un certo senso, perché riguarda sempre i temi del Covid. Ringrazio Antimo, se ci sei, se mi senti, io passo la parola. Grazie Andrea. A te. Grazie a tutti per essere oggi qui. Io sono Antimo Musone, un MVP per l'AI. Lavoro nell'ambito dell'ICT da circa 15 anni, mi occupo di digital transformation per grandi e medie aziende, soprattutto nell'ambito cloud e machine learning. Come ha anticipato Andrea, anche io ho affrontato un attimino l'analisi modello del Covid attraverso però degli strumenti diversi. In particolar modo ho utilizzato Jupyter, che è lo strumento principale che viene utilizzato dai data scientist nella parte di sperimentazione e analisi dati. È uno strumento open source che sfrutta tutto il mondo open che oggi possiamo utilizzare, da Python a tutto il mondo R, a F Sharp e così via. È uno strumento che oggi ci permette di creare dei notebook che rappresentano degli esperimenti in cui possiamo raccogliere sia dati che algoritmi e al tempo stesso farli girare insieme e avere dei risultati in tempo reale. Infatti si parla di, quando utilizziamo un notebook di Jupyter, si parla di interactive computing. È una sorta, vediamo come una sorta di shell evoluta in cui do dei comandi al notebook e in real time ho dei risultati. Questo notebook lo possiamo utilizzare naturalmente in locale
L'unico problema è allestire un ambiente, perché l'ecosistema di JupyterHDR poi si compone di tutta una serie di framework di machine learning e deep learning come TensorFlow, e qui nasce una problematica che è la configurazione di questi strumenti. Ecco perché una mano alla configurazione ce la dà Azure. Azure in particolar modo ci offre due servizi, uno è Azure Machine Learning Services, in cui possiamo effettuare il provisioning di un JupyterHDR in pochi minuti e avere un ambiente totalmente gestito. Questo ci permette, ecco, di fare determinati, determinati esperimenti e di scalare tutta, con tutta la potenza di Azure. L'altra modalità è invece utilizzare una macchina virtuale con un'immagine precompilata, la Data Science Virtual Machine, che può essere sia su Linux che su Windows, che mi permette appunto di avere più, diciamo, a differenza del servizio gestito, una maggiore dinamicità, per esempio anche nelle configurazioni di rete. Io ho scelto la seconda opzione. Infatti la demo che vediamo è una demo che è su una DWSM. In particolar modo, come anticipava Andrea, ho utilizzato anch'io il John Hopkins University Dataset, appunto, che è un dataset che è stato rilasciato su GitHub e viene aggiornato ogni giorno con una serie di statistiche worldwide, e in particolare con questo, appunto, con questo dataset si sono costruite tante dashboard, tra cui appunto quello di Andrea, ma anche appunto quest'altra di ArcGIS. In particolare, io adesso vi lancio un link all'interno della chat, se puoi andare avanti Marco, e vi lancio un link all'interno della chat che è appunto il link all'istanza del notebook, che voi, per chi appunto conosce JupyterHDR, non vedrà l'interfaccia di JupyterHDR, ma vedrà un HTML, che è praticamente viene renderizzato partendo da JupyterHDR tramite un plugin che è chiamato Voila, tutto open source, che su Python, che mi permette appunto, una volta che ho creato il mio esperimento, il mio workbook, di poterlo rendere pubblico tramite un URL. In particolar modo nell'esperimento che ho portato avanti, oltre ad analizzare i dati, quindi tutta la parte di istogrammi, torte e quant'altro, ho cercato anche di implementare una metrica molto importante che, diciamo, è stata utilizzata nell'ambito del monitoraggio dell'epidemia. In particolar modo questa metrica è chiamata R0 ed è rappresenta oggi il tasso di produzione di un'epidemia. R0 sostanzialmente, ve la semplifico, nel momento in cui assume un valore che è maggiore di 1, vuol dire che l'epidemia non è sotto controllo e sta aumentando la sua diffusione e molto probabilmente andrà a toccare tutta la popolazione. Nel momento in cui invece R0 è minore di 1, questa epidemia è sotto controllo e c'è una grossa probabilità che non toccherà tutta la popolazione. Quindi andando a vedere questo tasso si può appunto capire se un epidemia è sotto controllo o meno. Per farvi un esempio, nel caso di dell'influenza, questo valore di solito ha un valore tra l'1,5 e 2, quindi perché l'influenza più o meno può coprire tutti nell'arco di un anno, ecco. Nel caso appunto del Covid, questo, diciamo, l'R0 di per sé è utile ma è statico, cioè un dato statico che deve essere legato alla dinamicità dell'epidemia. Ecco perché la metrica che andiamo a vedere è chiamata RT, RT che vuol dire il parametro al tempo T, quindi invece di R0 avremo RT al tempo, che ne so, domani, dopodomani o al tempo diciamo precedente. Detto questo, diciamo, l'approccio va a implementare un paper che appunto vi ho segnato nella slide e che sostanzialmente si basa su due metodi. Uno è la regola di Bayes, che praticamente dice che il tasso, questo tasso è dato da una probabilità condizionata, quindi la probabilità di condizionare la Bayes rule dice che dati due eventi A e B, la probabilità di avere A, di avere B dato A, è data dalla moltiplicazione di queste probabilità diviso la probabilità iniziale. Detto questo, diciamo, oltre ad avere una probabilità, quindi metto un tasso di riproduzione condizionato al numero di positivi che ho il giorno prima. Quindi il paper va ad riprodurre questa analisi che, oltre a creare una probabilità, va anche a distribuire in un arco temporale. Quindi io ho una probabilità
e questa probabilità la utilizzo per uno forecasting nel futuro. Marco, se vai avanti. Ecco, diciamo che quando aprirete la dashboard, quindi inizialmente avete tutta una serie di report, da, appunto, dagli istogrammi a tutta la parte di tabelle e quant'altro, ma c'è anche una parte di georeferenziazione dei dati. E dopo, appunto, questa parte di georeferenziazione troverete all'interno, appunto, del notebook proprio l'analisi step by step dell'implementazione del tasso di produzione dell'epidemia. In particolar modo, nel primo step andremo a calcolare la probabilità condizionata, che sarà formata da una probabilità, quindi, come dicevo, è una probabilità che è condizionata dal numero di positivi che si aggiungono nei giorni antecedenti alla data in cui lanciamo il nostro algoritmo, e questa probabilità poi viene utilizzata con una distribuzione di Poisson, che è appunto una distribuzione che ci aiuta a vedere come, data una probabilità, come questa probabilità si distribuisce in un arco temporale, ci permette di calcolare effettivamente un tasso di riproduzione. Che Marco, se puoi andare avanti, che diciamo il tasso di riproduzione non è questo qui che vedete, questo tasso di riproduzione mi permetterà di non soltanto, diciamo, di andare a prevedere la curva di contagio. Questa curva di contagio che voi vedete è la curva che è basata sui dati che mi arrivano ogni giorno, ma è una curva, appunto, che io con cui, diciamo, riesco semplicemente a vedere qual è stato l'andamento del contagio. Utilizzando invece il tasso di riproduzione posso prevedere l'andamento del contagio, quindi prossima slide. E in particolar modo prevedo se questo contagio, vedete, sull'asse dell'Y ho una probabilità, sull'asse dell'X invece ho un valore di RT. RT, come vi dicevo, per essere controllato deve stare al di sotto di 1. Se incomincia a assumere valori 2, 3, 4, 5, 6, vuol dire che l'epidemia non è più sotto controllo e ha una velocità pazzesca di diffusione. Quindi questo qui è un lancio di probabilità per gli ultimi, in base agli ultimi casi positivi degli ultimi 7 giorni, che ci produce quindi una gaussiano, una curva di probabilità che mi porta a questo. Un andamento proprio di RT, quindi della curva di contagio giorno day by day. Se vedete, appunto, in basso potete vedere che questi dati sono relativi all'Italia, mi sono dimenticato di dirvi che quindi questi sono relativi all'Italia, e in particolar modo la curva che vedete è relativa all'Italia, e se notate bene, verso fine aprile e inizio maggio questa curva va sotto 1, quindi, diciamo, ecco perché anche, diciamo, a giustificazione di un lockdown e quant'altro, le misure si incominciano ad allentare, perché giustamente quella curva è di sotto di quell'1. Io avrei finito e passo la parola quindi adesso a Dan. Buonasera a tutti, io sono Dan Ardelen, sono un MVP su Developer Technologies, ma il mio punto sviluppo centrale sono le applicazioni mobile. Stasera vi presento un po' un'applicazione che stiamo sviluppando insieme a Xon, però perché ve la sto presentando? Perché sempre dall'emergenza Covid è nato anche il bisogno di strutturare meglio la didattica a distanza. Se sull'insegnamento ci sono già un sacco di tool disponibile, sulla parte di esame, erogazione dell'esame, non ci sono tante soluzioni. Una soluzione su quale lavoriamo da un po' di tempo era nata come una soluzione server centric, quindi c'era tutto gestito su un server, con SQL Server, con il SignalR. E dopo, come evoluzione, è passato tutto sul cloud. Perché? Perché su questa tipologia il cloud è molto adatto, perché vuoi avere il massimo della potenza durante l'erogazione dell'esame, così riesci a gestire al meglio tutte le richieste, e dopo quando non eri l'esame, non hai più bisogno di tutta la potenza di calcolo.
Quindi siamo passati a una struttura con Azure SQL, con Signaler Service e App Service. E in più abbiamo aggiunto la parte di Cognitive Services. Perché? Perché è importante di avere anche un sistema antifrode. Quindi abbiamo usato Cognitive Services per la parte di riconoscimento della persona che risponde alla domanda. Infatti sulla parte mobile abbiamo usato Xamarin Forms con iOS e Android e il client di SignalArt. Abbiamo usato Xamarin Forms per poter essere molto veloce nell'implementazione dei nuovi tipi di domanda che ci arrivano dai vari clienti. E tutta la parte client viene coordinata dal SignalArt, quindi l'apertura di una sessione di esame, lancio della domanda, la risposta o eventuale quello che vedete nell'ultima screenshot, la verifica dell'ambiente con una domanda di tipo video focalizzato per l'antifrode. E tutto questo viene centralizzato sulla parte server. Quindi sulla parte server viene usato Cognitive Services per non solo per avere una certezza che la persona che risponde è lo studente, ma anche dopo da solo il sistema si adatta e le foto vengono comunque alimentate per migliorare il riconoscimento delle persone utilizzando il bucket di Cognitive Service allocato un certo corso di studenti. Io vi ringrazio, era solo per farvi vedere come il cloud è adatto a rispondere a richieste immediate e scalare quando c'è più richieste. Passo grazie Dan, grazie mille Dan, grazie mille Antimo. Passiamo subito sul secondo tavolo. Ringrazio e ripasso la palla di nuovo a Marco, il nostro maestro di cerimonia. Troppo gentile Andrea. Come dicevamo, intanto grazie ancora per la qualità e la quantità delle informazioni che avete condiviso. Dicevamo che sarà una sessione incentrata sulle community. Abbiamo iniziato parlando di tecnicismi legati al Covid. Un'altra delle cose che volevamo raccontare è un po' prendendo tra le letteralmente, ripeto, decine di community Microsoft che sono presenti sul territorio, alcune di quelle un po' più giovani, alcune di quelle storiche, farci raccontare come hanno lavorato in passato e come sono, diciamo così, come si stanno adeguando a quella che è la situazione attuale. Io comincerei chiedendo di raccontarci un po' la storia della sua community a Daniele Bochicchio. Ciao Daniele. Ciao. Noi siamo una delle community storiche che c'è in Italia. Abbiamo cominciato nel 1998, quindi abbiamo sperimentato tutto quello che si poteva sperimentare. In realtà, più che cominciare con gli eventi fisici, nel 2002 abbiamo fatto la nostra prima trasmissione in live streaming con una fantastica risoluzione di 320x240 e poi siamo passati agli eventi fisici. Perché è certamente interessante poter incontrare persone e scambiare informazioni, è quello che poi muove le community. Negli ultimi anni abbiamo incominciato ad intervallare ad eventi fisici, eventi in streaming, con un target ovviamente diverso, generalmente facendo degli eventi molto più brevi dal punto di vista del tempo, con un format differente. E quindi nell'ultimo anno ovviamente abbiamo deciso di concentrarci unicamente su questi, poiché con la situazione attuale è molto complesso pensare di fare eventi fisici. Quindi abbiamo leggermente cambiato format, faremo praticamente solo eventi online fino alla fine dell'anno. A giugno abbiamo un evento che di fatto ripropone alcuni dei contenuti che abbiamo visto a Build in questi giorni legati a .NET 5, a MAUI, Blazor, GitHub, Azure e tutto quello che è stato presentato. E poi a luglio facciamo una PWA Conference, che è una giornata speciale dedicata alle Progressive Web Apps e quindi al futuro
delle tecnologie web. Trovate tutto sul nostro sito che avete visto prima passare nelle slide. Se vi iscrivete agli eventi avete il vantaggio che ovviamente ricevete una notifica. Noi utilizziamo una piattaforma che ci siamo configurati così che sia facile sviluppare e sfruttare la nostra community in maniera più semplice. Utilizziamo Teams come sistema di produzione dietro, poi però in realtà lo distribuiamo attraverso il web in maniera normale. Se vi interessa, quindi sul nostro sito trovate tutte le informazioni del caso. Sì, magari poi ci torniamo, facciamo un secondo giro così. Passerei dopo Aspitalia ad un altro, signore con il quale come Microsoft abbiamo collaborato un bel po' negli ultimi tempi, a Luca Zavarella. Luca Zavarella che qui rappresenta il founder della community Damag, oltre che poi fare anche altre cose. Luca, lascia a te raccontarci un po' chi sei, chi siete e cosa avete creato. Se apri il microfono ti sentiamo anche. Ora mi sentite? Perfettamente. Ottimo, grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie Marco per avermi introdotto. Chi sono? Io da sempre mi occupo di business intelligence. Negli ultimi 3 anni mi sono avvicinato all'advanced analytics e al machine learning. E a partire da marzo sono stato nominato MVP Microsoft, quindi sono abbastanza fresco del titolo. E ho sempre contribuito, diciamo, alla community, in primis come speaker e come blogger. E soltanto di recente, come diceva Marco, da 3-4 anni organizzo degli eventi. Siamo partiti dall'organizzazione di alcuni lab in Microsoft, ma da 2 anni ho organizzato e sono ambassador per l'ODSC, che è Open Data Science Community, e a quel punto cosa ho detto? Beh, visto che mi sono avvicinato al mondo dei meetup con questa community, mi sono guardato intorno, su meetup intorno a Milano ho visto delle community specifiche per sviluppatori, per dev, e non c'era nulla riguardo i dati. Allora che mi sono detto, ok, è il tempo di fondare un nuovo gruppo che raccogliesse appunto quelli che sono data geek, gli appassionati del dato, per far sì di metterli in contatto tra di loro, per far loro conoscere la data platform di Microsoft. Abbiamo quindi fondato DAMAG, Data Management Analytics Group, che ha il compito di occuparsi appunto di diffondere le conoscenze su motori relazionali, su Power BI, sull'analytics, su tutto ciò che riguarda la data platform di Microsoft in generale. E abbiamo organizzato, come si vede nella slide precedente, 4 eventi molto importanti in loco, quindi fisici, come diceva Daniele poc'anzi. Il primo riguardante le novità di SQL Server 2019, prossimo 21. Siamo passati poi a Azure con l'Azure SQL Data Warehouse, che adesso è stato rinominato, attenzione, in Azure Synapse. E poi siamo balzati su Power BI per tornare su Azure SQL Hyperscale grazie alla presenza addirittura del senior Product Manager in persona, che è Davide Mauri. Ci siamo dovuti fermare a gennaio e febbraio a causa appunto del problema Covid e nel frattempo abbiamo studiato delle soluzioni per tornare da voi online. Ok, ce le racconti al secondo giro, nel senso che facciamo finire il panel, presentiamo tutti quanti e vediamo come tutti si sono organizzati. A questo punto passerei la palla all'altra community che abbiamo ospite in questo evento, che è la community CloudGen Verona. In rappresentanza di CloudGen c'è con noi Andrea Tosato. Ciao Andrea. Ciao a tutti, io sono in rappresentanza appunto di CloudGen. CloudGen è stata fondata 3 anni fa ormai da me e Marco Zamana.
Tramite CloudGen bazzichiamo un po' nella zona di Verona e dintorni, quindi abbiamo sempre fatto eventi fisici, ci occupiamo principalmente di tutte quelle che sono le tecnologie Microsoft, passiamo da quindi dalla parte di sviluppo anche a eventi più sistemisti, anche a livello SQL, quindi database. Ora con questa nuova format che abbiamo insomma dovuto sperimentare ultimamente, siamo passati quindi live con degli eventi streaming fatti tramite Microsoft Teams e con il Global Azure che abbiamo fatto il 24 aprile siamo andati avanti e abbiamo creato quello che è HomeGen, una serie di eventi quindi online a scadenza circa settimanale, tranne questa settimana che ovviamente c'è Build, nella quale andiamo a presentare con due sessioni serali, quindi dalle 21 alle 23, quindi post cena, eventi che possono essere fruiti anche in seguito, quindi se andate sul sito degli eventi potete fruire di eventi passati e partecipare quindi a eventi futuri con le date che vedete direttamente nella slide. Ok. Poi ci facciamo un drill down, poi presento anche l'ultimo degli speaker che ci fanno compagnia, Luca Congiu, in rappresentanza della community .NET Code e di Azure Meetup Roma. Roma. Sì. Esattamente, io sono il community, salve a tutti, io sono il community leader di .NET Code. .NET Code è una community relativamente giovane, rispetto a Daniele non c'è paragone, insomma, noi ci occupiamo, organizziamo dei meetup da circa 4 anni, siamo attivi principalmente su Roma e siamo una community di sviluppatori .NET. Quello che ci piace fare è essere innovativi e per questo organizziamo dei meetup. Inizialmente abbiamo cominciato con un meetup al mese e poi siamo arrivati a organizzarne addirittura due al mese e li facciamo principalmente sulle ultime tecnologie in ambiente Microsoft. Nei nostri meetup cerchiamo sempre di approfondire gli argomenti sia in maniera teorica ma anche pratica, quindi ci piace fare molte demo. Di solito organizziamo questi meetup presso a Roma, in zona Stazione Termini, presso Luisen Labs oppure Binarion F. E poi come community abbiamo cominciato a organizzare anche Azure Meetup Roma, quindi facciamo dei meetup espressamente esclusivamente su Azure. E di tanto in tanto organizziamo qualche evento più grande, e abbiamo la fortuna di avere qui a Roma la sede Microsoft di Roma, e l'evento che diciamo ha avuto più risonanza è l'Azure Day. Cool. Come parto all'inverso da te, visto che ne stiamo parlando. Come è cambiata, diciamo così, l'esperienza? Perché le volte che sono venuto a trovarvi era meetup, pizza e codice tipo alle 10:30 di sera. Adesso mi sembra, da quello che mi dicevi, la situazione è un po' diversa, c'è stato un prima e c'è un dopo, insomma, in qualche maniera. La situazione è completamente diversa. Sì, noi eravamo abituati a fare un meetup, di solito organizzavamo dalle 7 di sera fino alle 9, 9 e mezza, a volte anche 10, perché i nostri meetup erano molto aperti, quindi non era solo il fatto di fare una sessione, ma c'era anche molta partecipazione da parte del pubblico, quindi la domanda. E devo dire che nell'arco del tempo si era creato un vero spirito di community, e le persone cominciavano insomma a partecipare in maniera numerosa. Okay. È cambiato molto, io devo dire che ho accusato molto il colpo perché essendo abituato a essere un uomo community e quindi il contatto con le persone era una delle cose, è tuttora una delle cose che piace di più, però diciamo ci siamo dovuti adattare. Come ci siamo adattati? Allora ci siamo dovuti reinventare un po' i nostri meetup. Abbiamo incominciato a studiare perché non è che ci si può improvvisare, insomma, e abbiamo incominciato a studiare e a cercare diciamo la strumentazione adatta, abbiamo cominciato a fare diciamo qualche test sulle varie piattaforme
Alla fine anche noi devo dire che abbiamo trovato con lo strumento migliore per le nostre esigenze, abbiamo cominciato a fare gli eventi live con Teams. Diciamo che dopo successo il fatto, noi abbiamo fatto l'ultimo meetup fisico a gennaio, poi siamo stati insomma, un po' tutti costretti a stare a casa, abbiamo aspettato un po' per vedere l'evolversi della situazione e devo dire che da aprile abbiamo incominciato a fare i meetup online e in questo momento stiamo facendo praticamente un meetup a settimana. Ok, wow, mi sembra un bel po'. Tornerei su Daniele. Quindi diciamo che abbiamo in comparazione una community molto nuova con una community che ha una storia grandissima alle spalle. Anche tu, Daniele, dicevi che come piattaforma avete messo in piedi qualcosa che vi consente di avere flessibilità, quindi c'è della tecnologia Microsoft, ma poi avete realizzato da buon dev quello che serve per lavorare. Ci puoi raccontare qualcosa in più? Sì, la nostra è una piattaforma che ci siamo costruiti negli anni, negli ultimi 4-5 anni abbiamo incrementato sempre di più il numero di eventi che facciamo online, quindi ci è parso normale investire in quella direzione. Oggi ultimamente utilizziamo Teams come sistema attraverso il quale tutti gli speaker si collegano un po' come stiamo facendo oggi e poi con un producer che manda in streaming. Ultimamente stiamo sfruttando YouTube per farlo perché è molto semplice e ci consente di scalare senza dover implementare niente. In passato abbiamo giocato con Azure Media Services, con altre soluzioni, ma certamente YouTube in questa fase per noi è lo strumento più flessibile perché ci consente di avere una chat all'interno della quale poi le persone fanno login con il loro account, possono parlare tra loro come fanno normalmente nei forum e quindi è un sistema che funziona abbastanza bene. Generalmente ci siamo adattati, ma questo lo facevamo anche prima, nel format perché avere l'attenzione di chi ti segue di persona è diverso che avere l'attenzione di chi ti segue davanti a un PC con tante distrazioni, per cui privilegiamo contenuti più rapidi, più brevi, più approfonditi e quindi una durata un po' più elastica. Una volta che andiamo a finire l'evento, generalmente il giorno dopo già pubblichiamo tutti i video, infatti abbiamo una collezione di tutti i video, tutti gli eventi che abbiamo fatto che supera le 100 ore di registrato. Ultimamente abbiamo trattato Blazor, .NET 3.1, Visual Studio 2019, Azure, quindi se vi interessa nella sezione media del nostro sito trovate tantissimi contenuti già registrati. Come accennato adesso faremo un po' di eventi nuovi e il focus è quello di consentire alle persone comunque di continuare a partecipare a riunirsi pur non avendo magari questo vantaggio di potersi vedere fisicamente ma senza restare indietro sull'aggiornamento che poi è quello che abbiamo sempre fatto in questi 22 anni ormai che la nostra community è attiva. Wow, impressionante davvero, grazie mille. Tornerei un attimo su Luca Zavarella. Perché dicevamo, quindi, Damag, DSG, in questo momento stai dicendo che avreste fatto, come dire, dei passaggi o vi stavate spostando su qualcosa di diverso? Sì, esatto. Sì, ci stiamo spostando anche noi online, vista la situazione. E, diciamo, a partire da gennaio c'è stato questo fermo e stiamo studiando appunto delle soluzioni ottimali, abbiamo anche studiato dal punto di vista teorico come affrontare l'argomento spinoso del GDPR e quindi diciamo che a partire da giugno, metà giugno, saremo pronti anche noi a fare il delivery dei nostri meetup online. Quindi io e Gianluca Oz, chi non lo conosce, chi di voi non lo conoscesse, Gianluca è presidente di un altro user group che è UGIS, Udine, Genova, Imola, Savona. Per chi è amante dei dati non deve seguire assolutamente UGIS perché è anche una comunità molto attiva.
E niente, ci stiamo impegnando per portare tutti i nostri eventi online, quindi i nostri contatti li trovate lì sulla slide che vedete sullo schermo. Siamo, forse a differenza di alcuni, siamo riusciti ad entrare velocemente sotto il cappello dell'Azure Tech Communities, che ci permette in qualche modo di essere visibile anche a livello internazionale, perché come diceva Marco già all'inizio, l'Azure Tech Communities altro non è che un gran bel cappello che riunisce tutti i meetup che riguardano tecnologie basate su Azure. Quindi anche noi, diciamo, saremo pronti a brevissimo per tornare da voi il più presto possibile. Ok, e tornerei, come dire, per chiudere il giro poi con le altre community ad Andrea. Quindi, dicevamo, Andrea Tosato, abbiamo tutta una serie di attività davvero ricche da quello che vedo. Praticamente stiamo dicendo che da settimana prossima fino a tutto il mese di giugno non c'è una settimana senza che qualcosa succeda dalle vostre parti. Sì, esatto, oltre agli eventi che insomma vediamo sul video, abbiamo anche a luglio un evento che farà parte del circuito Global AI Tour, quindi è un evento aggiuntivo oltre a quelli che già vediamo. Abbiamo già fatto 4-5 serate Amgen oltre al Global Azure, quindi sicuramente sarà un'estate ricca e un autunno ancora più ricco, con ovviamente altri eventi che si terranno sempre virtuali, proprio per la necessità comunque di insomma il problema del Covid, ma anche la possibilità di avere tramite la piattaforma insomma pubblica come Teams avere la possibilità di fruire contenuti e fare sessioni in maniera sempre più rapida possibile, ecco. Ok, grazie mille. Un ultimo saluto a Luca, dimenticavo di far vedere i riferimenti della tua community. Ah, sì, io devo dire che condivido appieno quello che ha detto Daniele. YouTube si sta rivelando una piattaforma veramente ottimale per l'erogazione dei contenuti. Anche noi sfruttiamo Teams per l'evento live, però pubblichiamo anche noi il giorno dopo i contenuti su YouTube e questo è molto apprezzato. Forse l'unica differenza nel format che abbiamo tirato fuori dei nostri eventi live è che noi normalmente dopo la diretta organizziamo una riunione sempre su Teams dove facciamo networking, quindi il networking rimane sempre come punto di forza dei nostri meetup, ma lo facciamo online tramite Teams. Questi sono i riferimenti della nostra community, siamo praticamente su tutti i canali social. E vi invito a seguirci su YouTube e anche noi faremo un evento ogni settimana e ci abbiamo non messo il canale su Eventbrite, ma seguendoci su Eventbrite potete vedere tutti i meetup che stiamo organizzando. E in ultimo vi invito al prossimo 12 giugno che stiamo organizzando Leisure Day online. Beh. Esattamente. Beh. Signori, io vi ringrazio e ripeto per le persone che ci stanno seguendo, i colleghi o diciamo così le anime delle community che abbiamo invitato sono solo un sottoinsieme di tutte quante quelle che ci sono. Le potete trovare andando sul sito degli MVP, le potete trovare ogni tanto magari se siete sottoscritti alla newsletter Microsoft Source che inviamo. Tendenzialmente diciamo che di contenuti di qualità ce ne sono tanti. Detto questo, però, non c'è solo la community come vetrina, ci sono poi le persone dietro alla community che con le loro competenze sono in grado di raccontare storie e di fare cose. Per questo cederei la parola a Matteo Pagani come moderatore della sessione seguente. A te, Matteo. Ciao a tutti, grazie per questa opportunità. Come anticipava Andrea prima, mi fa molto piacere essere qui perché provengo dal mondo community, sono stato MVP per quasi 5 anni. Io sono Matteo Pagani e ora lavoro in Microsoft nel team di App Consult e ho il piacere oggi di essere qui con due amici MVP
Il primo è Giancarlo Lelli, che è Cloud Solution Architect in Avanade. E poi abbiamo Alessandro Alpi, che invece è cofondatore di Engage IT Services ed è un membro della community Get Latest Version. Con loro vorrei chiacchierare un po' di due temi che sono sicuramente centrali oggi nel mondo dell'IT e dello sviluppo, che sono il tema del cloud native e il tema DevOps. Innanzitutto un saluto a Giancarlo e partirei con lui, vorrei cercare di capire meglio che cos'è il cloud native. Oggi si parla tanto di cloud, si parla di sviluppo applicazioni cloud, ma oggi è subentrato anche questo nuovo termine cloud native. Di cosa si parla esattamente? Sì, ciao a tutti, ciao Matteo, vi ringrazio anch'io per avermi permesso di essere qua con voi oggi. Come dicevo appunto, lavoro in Avanade come solution architect e il mio focus è quello appunto di lavorare su aiutare i nostri clienti in quello che sono i loro journey to cloud, nella modernizzazione delle loro applicazioni per arrivare appunto su delle architetture diciamo più moderne, cosiddette cloud native. Allora, il termine cloud native è abbastanza recente, no? E molto spesso viene confuso con una buzzword, ma che nasconde un significato diciamo che non è ben chiaro. Una definizione però che possiamo usare come linea guida è quella che ha dato la Cloud Native Computing Foundation, una definizione che diciamo è abbastanza riconosciuta ormai in tutta l'industria, che definisce Cloud Native come quella serie di operazioni, pratiche, strumenti che danno maggior potere alle organizzazioni per sviluppare, orchestrare e gestire dei workload che sono su cloud, sia esso pubblico o privato o ibrido, andando a sfruttare concetti come la containerizzazione, le service mesh, diciamo tutta quel panorama tecnologico che si sente sempre di più diciamo nei moderni discorsi come l'architettura dei microservizi, anche ad esempio. Sfruttando poi tutta una serie di concetti molto diciamo legati all'ingegneria del software, è possibile sviluppare quindi del software che è possibile, anzi, per i membri del team di development, quindi software engineer, gli architetti, generare dell'impatto all'interno delle organizzazioni semplicemente appunto adottando delle pratiche sempre più comuni. La cosa più difficile in questi anni ovviamente è però stare sempre al passo con le tecnologie e capire se effettivamente si sta adottando una linea guida diciamo cloud native, se si sta rispettando quella che è come dire il filo rosso che mette in linea tutte le tecnologie. Personalmente uso come riferimento, anche quando magari cerco di aiutare dei colleghi che vogliono essere indirizzati in questa particolare area, di seguire il manifesto della 12 Factor App, che è appunto un manifesto che è redatto da diciamo degli esperti dell'industria che hanno sviluppato centinaia e centinaia di applicazioni cloud, è qualcosa che viene appunto seguito anche da Microsoft in quello che è il suo reference architecture issue upon containers. E appunto questa applicazione qua, questo manifesto qua, delinea in 12 punti fondamentali tutte quelle che sono, diciamo, le linee guida che un team di sviluppatori e uno sviluppatore deve seguire per essere sicuro di operare, gestire e orchestrare un'applicazione cloud moderna senza intoppi e, diciamo, proiettata al futuro. Ovviamente poi con questi 12 punti è possibile mapparli quasi quasi uno a uno con quello che è lo stack tecnologico moderno, quindi mi viene da pensare a Azure DevOps per tutta la parte di CI e CD, oppure Source Control Management, ASP.NET Core come framework che possiamo utilizzare per sviluppare i nostri microservizi, a C Sharp come linguaggio padre, ma si possono utilizzare anche altre varianti, diciamo il polyglot programming è qualcosa che comunque rientra nei canoni del mondo cloud native. E appunto seguendo tutte questo manifesto è possibile diciamo stare in linea e costruire le proprie competenze e aumentare quella che è la propria toolbox con quello che effettivamente il mercato magari ci richiede o quello che effettivamente si è dimostrato utile e efficace in questi anni. Ovviamente però diciamo il nostro lavoro non è fatto solo di skill tecniche, ma è fatto anche di soft skill, perché ovviamente col passare del tempo anche queste sono state, come dire, hanno avuto bisogno di essere adattate, e personalmente la soft skill che cerco di stressare anche quando magari parlo appunto con colleghi, con nuovi ragazzi che entrano nel mio team, è quella appunto, sono le soft skill interpersonali, quello di essere dei veri, dei buoni compagni di team, di creare quel sentimento di collaborazione che permette appunto a team, diciamo, cross funzionali di lavorare al meglio e di produrre dei risultati efficaci.
Nella slide, che diciamo adesso arriverà a breve, ho voluto diciamo anche riassumere quelle che sono le prima di pointers che permettono a chiunque voglia iniziare diciamo ad entrarsi nel mondo dello sviluppo cloud native, capire appunto come costruire le proprie conoscenze. Ovviamente Microsoft, la documentazione, l'Enzol Lab e l'Architecture Center sono un ottimo punto di partenza, perché appunto Microsoft aderisce alla Factor App e quindi la documentazione un po' rispecchia tutto quel panorama di tecnologie che è necessario conoscere, e ovviamente possiamo metterci anche alla prova con gli esami di certificazione, gli Enzol Lab, oppure semplicemente con la piattaforma di Learn che ci permette appunto di imparare, espandere e approfondire tutte le conoscenze che già abbiamo. In conclusione, diciamo qua in questa slide ci sono anche i miei contatti, quindi diciamo in pieno spirito community vi incoraggio a entrare sempre più in contatto con le persone che avete conoscerete diciamo in questo live, me compreso, e questi sono i miei contatti diretti e sappiate che la porta è sempre aperta per discutere appunto di cloud native development oppure pratiche di sviluppo moderne per appunto un mondo sempre più cloud first. Grazie Giancarlo, molto molto interessante, e mi riallaccio al discorso che hai fatto sul tema DevOps, perché credo sia molto importante, perché tutto il discorso che hai fatto sull'importanza dell'adozione ad esempio di strumenti come microservizi, container e quant'altro, per funzionare veramente bene deve essere accompagnato da delle buone pratiche nello sviluppo, nel deploy del codice e così via. E vorrei parlare di questo con Alessandro Alpi, perché lui ha un'esperienza decennale su questo tema, ha iniziato a lavorare su DevOps da ben prima che DevOps diventasse una buzzword e che tutti ne parlassero, e come Alessandro sa bene nella sua esperienza, però a volte quando si parla di DevOps si fa un po' di confusione, si pensa a Azure DevOps, si pensa al source control, si pensa ai tool, mentre in realtà DevOps è prima di tutto un approccio, è un mindset. E quindi volevo chiedere ad Alessandro un po' qual è la sua esperienza su questo tema. Innanzitutto ti saluto Matteo e ti ringrazio, grazie ancora, rinnovo il ringraziamento per questa possibilità. Sì, hai detto benissimo, prima di tutto approccio allo sviluppo, possiamo dire cultura, e questo è visibile anche in quello che seguo praticamente tutti i giorni nei progetti che chiamo di migrazione DevOps da un po' di anni a questa parte. Come dicevi tu, già ero DevOps ovviamente senza saperlo, quindi questo è doppiamente appagante. Ecco, ho portato un deck così giusto per mostrarvi quello che succede con quelli che sono i nostri clienti, e come potete vedere la percentuale più alta delle richieste nel mondo DevOps è quella di automatizzare o migrare verso strumenti, quindi la domanda tipica è: vorrei iniziare a mettere tutto il mio software all'interno di Azure DevOps, o piuttosto vorrei cominciare ad automatizzare una build, un rilascio e quant'altro. Questa è la prima richiesta, e scendendo nell'ordine del 30%, il 40% abbiamo detto è la prima richiesta, il 30% è migliorare software, la qualità del software. Questo purtroppo è implicita come richiesta, nel senso che un certo insieme di domande porta a capire e ad aver raccolto il dato sotto questa considerazione, quindi tutto quello che è la riduzione diciamo delle anomalie. Al 10% abbiamo, come possiamo vedere anche dalla slide, riduzione degli errori umani e ridurre il ciclo di feedback. Molto spesso questo si traduce in: mi dai una mano a mettere sotto unit test il mio SQL Server, oppure anche a cercare di ridurre il più possibile il mio debito tecnico per fare in modo di ottenere il prima possibile un feedback sia sulla qualità sia sulle performance ad esempio del mio lavoro, in modo da tenerlo anche monitorizzato e automatizzando i processi tramite degli automi, ovviamente riducendo andando a ridurre quelli che sono gli errori umani. Ultimi due punti come fanalino di coda purtroppo sono la consapevolezza aziendale, cosa che invece secondo me è la cosa più importante, ovvero possiamo dire il controllo e la conoscenza di quelli che sono processi, pratiche, procedure e persone già esistenti in azienda, senza reinventare la ruota, senza ricostruire tutto da capo. E purtroppo in fondo c'è quello che riguarda il team working, la documentazione, il processo e quello che è la cultura. Insisto molto su questa parola perché a mio avviso il vero problema è proprio
quello della cultura. Quindi la cultura aziendale è alla base della migrazione DevOps. Con questo non vuol dire che il consulente conosce l'azienda e sa perfettamente quali sono i processi da seguire, no. Però un consulente vi può facilitare, con un approccio che ho chiamato migrazione graduale, a risolvere i problemi, i primi che si trovano, ma soprattutto a ridurre quelle che sono le certe cose che non funzionano e che ho identificato in tre punti, che sono il cambiamento immediato, quindi cambiare tutto subito, ma come sappiamo il cambiamento è il primo scoglio anche a livello psicologico, quindi serve una step by step migration, non si può pensare di fare dall'oggi al domani solo perché arriva una richiesta di implementazione di uno strumento, un cambiamento, senza considerare le persone e i rapporti tra le persone e i rapporti che le persone hanno con l'azienda. Non staccarsi mai da quanto dice la regola, intendo, abbiamo scelto, magari anche senza avere particolare conoscenza del framework, una metodologia o un framework, quindi siccome questa detta certe regole, non mi stacco mai da lì. Ecco, ovviamente questo crea rigidità e se può essere buono magari in un ambito di startup per una grossa azienda in una step by step migration, ricordiamo che siamo all'interno di una migrazione graduale, ci deve essere un po' di elasticità. Ultimo, ma non per importanza, è schivare e ignorare i problemi, far finta di niente. Perché? Perché questi ritornano prima o poi impacchettati con un bel fiocchetto come debito tecnico. Quindi ovviamente il rovescio della medaglia è tutto quello che ho imparato vivendo con varie decine di clienti, sia piccoli ma anche medio grandi, e soprattutto questi ultimi mi hanno dato dei consigli importanti. Che cos'è che ho imparato? Fondamentalmente ho imparato di dare priorità alle persone, quindi come diceva anche giustamente Giancarlo prima, team, rapporto tra le persone e investire su questo, unitamente all'investimento di quanto già c'è all'interno dell'azienda, che è quella appunto che è la consapevolezza aziendale in termini di processi e strumenti. Siccome è una migrazione graduale, non stravolgere tutto, quindi il rovescio della medaglia, scusate, altra faccia della medaglia, progettare processi intermedi che siano prodromi alla migrazione. Poi, come mi piace dire, trovare il miglior vestito per il nostro team. E questo lo dico perché ho iniziato ad utilizzare un framework, un process decision framework che si chiama Discipline Agile, lo trovate facilmente online, che consente di selezionare i migliori framework, i migliori pattern e metodologie adattandoli sulla strada di un percorso di cambiamento, quindi essendo estremamente reattivi ed elastici. Ovviamente poi abbiamo tutti i discorsi del team working, quindi la responsabilizzazione e la valorizzazione delle persone nel team, quindi tutto quello che è accountability, perciò io per primo mi sento responsabile da quando sviluppo a quando andiamo in produzione, quindi ne sono talmente interessato che sono coadiuvante del successo del progetto, oppure anche il commitment, quindi la proattività nel dare soluzioni e cercare di dare consigli per migliorare la soluzione aziendale. Tutto questo però l'elasticità non deve portare a utilizzare male i framework e le metodologie, ma bisogna comunque fare perno su quelli che sono i paletti fondamentali delle regole che ci siamo dati quantomeno in partenza in ognuno degli step. Io essendo di BA sono sempre molto rigido, però da quando ho iniziato a fare questo lavoro ho notato che l'elasticità è l'unica cosa che ci può portare al successo nella migrazione. Di tutti questi discorsi ovviamente parliamo nella nostra community, che è getlatestversion.it, che ora si trasformerà in .eu, infatti il nuovo website verrà lanciato a breve, getlatestversion.eu, e noi parliamo tantissimo di Application Lifecycle Management, DevOps, abbiamo canali Slack, abbiamo aperto un canale YouTube in cui eroghiamo una serie di puntate che abbiamo chiamato DevOps Pills, che non sono altro che delle piccole pillole di saggezza dei nostri membri che vanno a spiegare come utilizzare gli strumenti, soprattutto Azure DevOps, GitHub e tutto quello che è il mondo lato Microsoft dell'ALM. Avete qua i miei contatti sia LinkedIn, Twitter, GitHub. Se volete contattarmi non esitate a farlo, sia in ambito professionale sia in ambito di community. Ovviamente da MVP vi spingo soprattutto a cercare di contribuire a tutti quelli che sono i progetti appunto di community che nascono da queste persone che
con tanta voglia di fare e passione, tutti i giorni produco il materiale che credo sia importante per tutti, insomma, è un punto di incontro molto, molto importante. Ringrazio Microsoft per questa possibilità ancora, ti saluto Matteo, saluto Marco e tutti gli altri speaker e vi auguro un buon proseguimento con Build. Se avete domande non esitate a farne. Grazie mille Alessandro, molto interessante da persona che è nata dalle community, apprezzo molto sia il richiamo alle soft skill, quindi a coltivare il discorso del team, il discorso della collaborazione con gli altri, sia il richiamo soprattutto a contribuire alle community, quindi non solo fruire passivamente dei contenuti, ma anche da fare la propria parte. Ringrazio ancora Giancarlo, e Alessandro per la loro disponibilità e per il loro racconto. E ora do la parola a Mario che introdurrà il prossimo panel. Grazie. Buonasera a tutti. Spero che mi sentiate bene. È un onore e un piacere essere qui a Build e quindi a presentare questa parte, questa panel dedicata ad Apache. Avremo con noi tre speaker che vi presenterò nell'ordine, saranno Pier Giorgio, Alessio e Paolo, e quindi andremo a parlare prima della parte di Apache, poi andremo sulla parte di CouchDB e successivamente sulla parte di Streamzy. Voglio introdurre Pier Giorgio Lucidi, che è membro della Apache Software Foundation e Chief Technology Evangelist della TAE Solution, che ci introdurrà il primo speech riguardante la Apache Foundation. Sì, grazie Mario, grazie a tutti e grazie per questa opportunità per diciamo, parlare della fondazione. Allora, Apache è un'organizzazione no profit, quindi è nata nel 99 da un gruppo di persone chiamate Apache Group. Sostanzialmente in realtà queste persone collaboravano già dall'anno precedente, infatti la prima Apache Conference fu di fatto fatta nel 1998. Ma la fondazione come organizzazione no profit fu di fatto finalizzata a partire dal 99 e come vedete già diciamo dal logo della presentazione abbiamo pensato di diciamo, festeggiare i 20 anni della fondazione con il nuovo logo un pochettino più colorato e che di fatto va a diciamo, sottolineare un po' questa diciamo, lunga storia di contribuzione. No? Apache attualmente è costituita da più di 600 member, quindi il member di fatto è una sorta di coproprietario della Apache Software Foundation e abbiamo più di 3.300 committer. Quindi il committer di fatto è un utente, un sviluppatore che può accedere sia in lettura che in scrittura sui repository diciamo, dei progetti, siano essi dedicati al codice sorgente, alla documentazione, wiki e quant'altro. E, come va avanti la fondazione? Diciamo, perché non è solo una comunità, no? Quindi è proprio un ente. Quindi andiamo avanti grazie ai finanziamenti dei singoli individui e delle grosse corporazioni. Tra l'altro Microsoft stessa è uno degli sponsor più importanti di Apache e ringrazio qui pubblicamente per diciamo, confermare di volta in volta diciamo, gli investimenti come sponsorship. Quindi attualmente abbiamo più di 350 progetti open source nella nostra directory, quindi non solo l'HTTP server, diciamo, la Apache nasce sostanzialmente da quel primo progetto, in realtà ce ne sono più di 350. Quindi andiamo a vedere in soldoni come di fatto la fondazione, diciamo, cosa forniamo, no? Sostanzialmente nella slide successiva. E, andiamo a vederlo. Quindi di fatto per ogni progetto esiste un gruppo di persone che si chiama PMC, quindi Project Management Committee, quindi una commissione che si prende cura del progetto e di fatto il progetto stesso include l'architettura di questa libreria, di questa piattaforma, no? Perché comunque i progetti sono di varia natura, dalle librerie alle piattaforme. Quindi abbiamo il disegno, lo sviluppo e lo stampo e diciamo sostanzialmente la connotazione di qualità di Apache è sempre stata quella legata alla qualità del software stesso. Quindi
da subito ci si è preoccupati di costruire una suite di test con test di unità e integrazione, la pacchettizzazione di questo oggetto, di questo artefatto, la governance, perché abbiamo un gruppo di persone che si autogovernano e autogovernano il progetto, e abbiamo il supporto, tutto ciò che viene pubblicato da Apache come top level project, quindi il top level project è l'ultimo stadio del ciclo di vita di un progetto, quindi arriva al massimo livello di qualità negli standard di Apache, viene di fatto supportato in termini comunitari, quindi chiunque ha un problema sul progetto Apache va nella mailing list del progetto e ha un supporto fornito dalla, dalla comunità. Abbiamo il mentoring, quindi abbiamo diverse persone che sempre come attività di volontariato ovviamente, si diciamo, preoccupa di formare le persone, di fare dei corsi o comunque di seguire ad esempio gli studenti del Google Summer of Code. Queste sono diciamo, alcune delle iniziative che facciamo. Abbiamo un dipartimento marketing vero e proprio, quindi adesso abbiamo anche sostanzialmente negli ultimi anni un po' di soldi da investire per partecipare agli eventi, fare attività di marketing, quindi riuscire un po' a divulgare il verbo della, della fondazione, perché Apache non è solo un insieme di progetti, ma è un insieme di pratiche, quindi di Apache Way, che diciamo sostanzialmente ha fatto un po' scuola nel mondo open source nel corso del tempo. E tra le diverse cose, come altre organizzazioni, abbiamo di fatto un piccolo dipartimento finance e trademark, legal trademark, perché ogni progetto di fatto poi ha un vero e proprio trademark registrato legalmente che fa parte dell'organizzazione della Apache Foundation. Quindi andiamo a vedere le pratiche, diciamo sostanzialmente, che hanno fatto un po' scuola anche in altre comunità. Quindi The Apache Way, che vuol dire The Apache Way? È il modo con cui collaboriamo nei progetti. Quindi sostanzialmente i progetti vengono fatti da persone, e queste persone, per far parte, diciamo, della comunità attiva del progetto, tipicamente vengono autoelette dal team, no? Quindi, di fatto, grazie al merito, grazie a un discorso meritocratico, a una duocracy, lasciatemi dire, quindi chi più contribuisce costantemente, chi più si preoccupa del benessere del progetto, di fatto acquista punti, tra virgolette, e quindi può essere eletto come committer o come PMC member, oppure potrebbe andare avanti così anche su classi successive di ruoli nel caso in cui contribuisse su più progetti, fino a diventare member, quindi sostanzialmente. Quindi in base a quanto si contribuisce, la comunità di Apache ti va a confermare questo merito. Di fatto non ci sono distinzioni né di razza, religione, né di provenienza geografica, questo è il bello, no? È una comunità assolutamente inclusiva, e di fatto siamo riusciti, diciamo, nel corso degli anni a mitigare anche tutte quelle situazioni anche di conflitto che si sono create in passato, quindi c'è sempre da imparare, diciamo, si sono verificate in passato e piano piano stiamo diciamo sostanzialmente migliorando anche sotto questo punto di vista, ce ne stiamo preoccupando sempre di più. La comunicazione avviene attraverso le mailing list, quindi di fatto nasce come una comunicazione asincrona, ma tutti oggi di fatto usiamo la messaggistica, quindi anche noi abbiamo dei canali ufficiali dei progetti su Slack, quindi abbiamo, diciamo, sostanzialmente cominciato a cambiare anche il modo con cui comunichiamo, però le ufficializzazioni delle decisioni si prendono su mailing list. E anche questo, diciamo, le decisioni si prendono insieme tramite una votazione, quindi sia per costruire nuovi componenti del software, sia per capire come, ad esempio, realizzare un particolare componente, come lo disegniamo o come fare la documentazione, si prende attraverso il consenso comunitario. Quindi di fatto Apache ha creato questa modalità, no, del più 1, 0, meno 1, quindi con il più 1 si intende una risposta veloce per dire ok, sono d'accordo a questa decisione, con lo 0 dico non mi pronuncio, con meno 1 invece vado a dire non sono d'accordo. Quindi in questo modo è un modo per riuscire ad avere una risposta veloce da parte di una comunità, quindi in questo caso magari di un progetto, per prendere una decisione. Ogni singolo progetto ha questa commissione e tutte queste commissioni sono supervisionate da un board of directors, no? Quindi sono un board di member, di fatto, sono 9, che vanno ogni mese attraverso delle riunioni, dei meeting, a revisionare lo stato di salute dei progetti. Quindi si cerca sempre di mantenere in salute il progetto, sia in termini di incoming di nuovi contributori, sia in termini di problematiche che possono succedere durante il ciclo di vita del progetto stesso.
E questo è un po' in soldoni come lavoriamo, diciamo, nella quotidianità. Andiamo a vedere come nasce un progetto. Quindi di fatto il progetto nasce attraverso l'incubator, quindi l'incubatore di Apache non è altro che un processo in cui di fatto noi andiamo, un progetto può essere proposto alla Apache Software Foundation al fine di essere proprio gestito dalla Apache Software Foundation, quindi c'è una candidatura e chi si preoccupa di fare la candidatura tipicamente cerca un champion all'interno di Apache, tipicamente vicino all'entità, diciamo al dominio di interesse tecnologico di questo progetto, che a sua volta si preoccupa di trovare lo sponsor, che può essere ad esempio l'incubatore stesso o ci sono anche altre soluzioni, oppure di poi di cercare altri mentori che permettano di valutare e di portare questo progetto da uno stadio di incubazione a uno stadio top level project. Quindi top level project vuol dire che ha raggiunto una certa qualità di documentazione, una comunità eterogenea di persone che contribuiscono e ad esempio la copertura di test di integrazione di unità. Ho fatto degli esempi molto, molto pratici, ci sono tante altre piccole cose, però per farvi capire come c'è un processo di incubazione che cerca di garantire, diciamo, una qualità elevata del progetto stesso. Quindi all'interno di questa diciamo di questo processo di incubazione, quando si arriva a top level project, il progetto ha raggiunto questo livello di qualità e quindi all'interno della comunità stessa poi si può fare un'attività di evangelismo, quindi cercando di coinvolgere altri committer e allargando la comunità del progetto stesso. Quindi Apache è un insieme di comunità eterogenee, siamo tanti progetti, quindi tante comunità, quindi questa è la complicazione, se vogliamo, diciamo, della comunità di Apache. Qui vi lascio dei riferimenti, quindi potete contattare direttamente a me per saperne di più. Io mi occupo anche del community development, sono anche un mentore, oltre che un member, quindi lo faccio, diciamo, nel mio tempo libero cerco di aiutare le persone a essere introdotte nei progetti o a spiegargli un po' le modalità che servono per capire e entrare dentro la comunità. E avete comunque una forma di ricerca dei progetti anche per linguaggio, questo è molto interessante, e poi vi ho anche messo la referenza della Apache Way, quindi delle modalità con cui collaboriamo, che può essere utile per capire anche proprio il discorso di trasparenza e ruolistico che c'è all'interno della comunità. E tutto qui. Grazie per Giorgio, sei stato bravissimo, perché non era facile in questo poco tempo spiegare una comunità così complessa come la Apache Foundation. Veramente bravo, veramente bravo e complimenti. Adesso, continuando sulla parte di Apache, do la parola ad Alessio Biancalana, che è Senior Software Engineer in NodeSuite e Apache Committee su CouchDB, che ci spiegherà un pochino di quello che cosa sta facendo. Benvenuto Alessio, ti lascio la parola. Grazie mille, grazie innanzitutto per avermi permesso di essere qui in questo momento veramente particolare. E io mi chiamo Alessio, appunto, sono un programmatore e faccio un sacco di cose e purtroppo ho questo problema per cui mi diverto a programmare e quindi lo faccio sia per lavoro che per diletto e lo faccio anche de notte, quindi è veramente un problema. Come sentite dall'accento non sono di Bergamo ma sono di un po' più giù di Roma e niente, in realtà quella che io vi porto è un'esperienza molto importante che ho avuto soprattutto nell'ultimo periodo relativa appunto a uno dei progetti Apache che menzionava Pier Giorgio poc'anzi. Appunto, quello che vi dirò oggi è la mia esperienza con CouchDB. Apache CouchDB è un database. Io come sviluppatore sono pessimo con i database, è veramente l'area in cui io sono più mancante, diciamo. E un paio di anni fa mi sono messo a studiare un linguaggio di programmazione che è molto diverso da quello che faccio di solito, perché io per lavoro faccio il front-end engineer e in generale sono uno specialista JavaScript. Quello che è successo appunto è che ho cominciato a studiare Elixir
La mia ragazza mi ha regalato una conferenza, il biglietto di una conferenza a New Orleans, dove c'erano tutti i più grandi di Elixir, e quindi è stato fighissimo. Ma la cosa più figa è stata che in quel contesto, e ci ritornerò su poi, ho scoperto appunto che il team di CouchDB cercava delle persone che portassero da JavaScript a Elixir la loro suite di test integrazione. Ho detto ok, è il momento in cui smetto di essere un disastro con i database e finalmente mi imparo qualcosa. Per cui ho conosciuto in maniera più profonda quello che è CouchDB. CouchDB è un database che implementa tutta una filosofia che sta dietro il suo slogan, che è Relax, per cui tu stai sul tuo divano, letteralmente, e i dati devono fluire da te. In che modo? O attraverso una REST API, per cui fai delle GET ai tuoi documenti, oppure fai l'upload di design document, che sono dei documenti che descrivono come praticamente dichiari degli endpoint, e con questi documenti che descrivono come dovrebbero essere restituite le tue collezioni, a cui poi fai praticamente delle altre richieste. E è molto indicato per esempio per applicazioni mobile, e perché appunto puoi connetterci quasi direttamente un cellulare, per esempio. E altre funzionalità oltre la REST API sono il query engine, appunto, che è embedded. E tra l'altro in questi giorni è stato prototipato, non so come dirlo. Noi abbiamo il query engine che è scritto, fa uso di SpiderMonkey. In realtà è stato prototipato un query engine che fa uso di Dino, che è questo nuovo runtime che è uscito dallo stesso autore di Node.js. E soprattutto c'è un supporto molto forte attraverso i design document, attraverso il query engine, il query language per MapReduce, e in questo si overlappa e poi ognuno fa le sue considerazioni su quale è meglio per il caso d'uso con MongoDB. Dalla versione 3.1.0 abbiamo addirittura la autenticazione JWT, che è stata scritta da un altro contributor e che abbiamo coperto insieme con dei nuovi test di integrazione, a cui ho dato appunto una mano alla luce di tutto quello che è successo in questi due anni. Soprattutto, dato che è scritto in Erlang e fa uso della Open Telecom Platform, la cosa fichissima di CouchDB è il multi-master sync, quindi praticamente piazzi due istanze, queste istanze condividono lo stesso cookie, si condividono i dati automaticamente. Quello che è successo un po' di tempo fa, appunto, è che io stavo comodo nella mia poltrona di The Big Elixir e mi è arrivato un tweet con tutto il fuso orario e tutto quanto, perché stavo negli Stati Uniti, di Andrea Lazzarotto, un mio amico, che mi ha menzionato in risposta a John Lennart, che è l'autore del progetto, che diceva: se conoscete JavaScript, soprattutto se conoscete Elixir, e io appunto me lo stavo studiando come se non ci fosse un domani, per favore dateci una mano, perché stiamo cercando dei contributor per portare la nostra suite di test di integrazione. E questa cosa qua io l'ho vista praticamente, è stata una coincidenza perfetta di troppe cose. Sono tornato in albergo dalla conferenza, ho aperto il portatile e mi sono messo a vedere che cosa ci stava dentro il repository di CouchDB. E nel novembre 2018 ho fatto la mia prima pull request, praticamente un paio di sere dopo, portando un test di integrazione da JavaScript a Elixir. Non è stato particolarmente difficile, ma proprio perché non è difficile, non è una cosa particolarmente sexy da dire, le persone, non, magari i contributor, tendono a cercare altre cose, e invece io l'ho vista veramente come una grossa opportunità di imparare un sacco di cose.
La mia scommessa è stata totalmente vinta, perché di lì a poco ho cominciato a fare sempre più uso di pratiche come il pattern matching, appunto pratiche di linguaggi funzionali all'interno dei test. Di lì a poco praticamente il team mi ha detto: Alessio, noi crediamo che tu ne sappia più di noi di Elixir, quindi perché non ci dai una mano a fare un enforcement dei coding standard che sono diffusi nella community di Elixir? Elixir ha un tool che è Credo per fare questa cosa. E questa è stata veramente un'esperienza assurda, perché praticamente mi è stato possibile portare su una codebase così larga come quella dei test di integrazione di CouchDB un diverso standard di coding. Questa è una cosa che sui progetti avviati può essere veramente un bagno di sangue, e è una cosa che appunto poi ho portato nel mio lavoro quotidiano, e è una cosa che mi è valsa anche appunto una buona opinione dei miei team. Vedo che Marco nel frattempo mi manda avanti perché sta in ritardo, e questo è un messaggio dalla nostra chat, perché anche noi abbiamo un canale Slack, e appunto i contributi sono stati talmente tanti che poi mi è stata estesa l'offerta a diventare committer, e è stata un'esperienza talmente senza frizione, dove ho trovato veramente delle persone che mi supportassero in ogni momento, in ogni decisione critica, in ogni commit, dietro ogni linea di codice. In Apache Foundation ci stanno gli umani, le persone sono al centro, e questo è appunto un estratto della nostra chat Slack, dove questo, che è il contributor che ha scritto l'autenticazione JWT, mi dice: guarda, veramente questa è una delle community più healthy per quanto riguarda l'open source. Per quanto riguarda la call to action, appunto, persone che stanno dentro questo team, persone che ci seguite da casa, vi stiamo aspettando. Ci abbiamo il GitHub, ci abbiamo la documentazione che è sempre migliorabile, chiaramente potete trovare dettagli sul sito web, c'è il nostro spazio Slack, e soprattutto, come diceva Pier Giorgio, le cose un po' più formali passano attraverso le mailing list sia di dev che di users, e soprattutto io non mordo, quindi se mi mandate un'email vi rispondo sicuramente. Grazie Alessio, è stata interessantissima, e la tua esperienza è veramente simbolo di quello che accade nelle community, quello che è la dinamicità di queste comunità, e veramente il bello dello sviluppo e dell'open source. Complimenti veramente. Adesso lasciamo la palla invece a Paolo Patierno, che è Principal Software Engineer Red Hat e CNCF Maintainer su Streamsy, che ci racconterà anche la sua esperienza in ambito di sviluppo. Ciao Paolo, mm-hmm. Benvenuto. Ciao a tutti, grazie mille per questa opportunità. Allora, come già anticipato, insomma, vi parlerò di un progetto sul quale lavoro, del quale sono maintainer, che è appunto Streamsy, che fa parte della CNCF, quindi un'altra foundation, così come lo è l'Apache, di cui Pier Giorgio già ci ha parlato precedentemente. Diciamo che questo progetto sarà un po' una sorta di trade union tra il mondo dell'Apache Foundation e quello che è il mondo di Kubernetes, quindi della CNCF. Allora, quello di cui vi parlo sostanzialmente è di due progetti in particolare, che sono Kafka e Kubernetes, appunto. Kafka, per chi non lo sapesse, è un progetto appunto della Apache Foundation, è un sistema di messaging, è anche definito come una diciamo piattaforma di data streaming, di event streaming, ma alla fine non è nient'altro che un commit log distribuito, fault tolerant e quant'altro. Dall'altra parte abbiamo Kubernetes che bene o male nota a tutti, è una piattaforma per poter deployare, gestire e scalare tutte le nostre applicazioni containerizzate, quindi nell'ambito dei nostri container. Ma
nel momento in cui dobbiamo sostanzialmente spostare il workload che abbiamo, per esempio di Kafka, su Kubernetes, perché magari nel nostro caso d'uso abbiamo la necessità di rendere la nostra applicazione più cloud native, appunto, non è così semplice, ma ci sono alcuni challenge. Kafka, per esempio, è un'applicazione stateful, è non così semplice da installare, configurare, da aggiornare. Kubernetes, dall'altra parte, ci mette a disposizione tutta una serie di strumenti. Per chi conosce Kubernetes sa che abbiamo tutta una serie di risorse, tra cui gli stateful set, tra cui i service, diciamo persistent volume e così via, che ci possono tornare utili per poter deployare quella che è la nostra applicazione e in questo caso Kafka. Ma molto spesso fare questa operazione, diciamo, manualmente, cioè andare a deployare su Kubernetes manualmente Kafka, non è appunto alquanto semplice. È per questo motivo che parlo oggi appunto di questo progetto che è Streamzy. Il progetto è ovviamente open source, è un progetto sandbox della CNCF da circa un anno più o meno. E che cosa ci fornisce praticamente Streamzy? In primo luogo ci fornisce una serie di immagini sia di Kafka che di Zookeeper, perché Kafka per poter funzionare ha bisogno appunto di Zookeeper al suo fianco, ancora per breve, perché poi verrà rimosso praticamente in futuro, fornisce sostanzialmente delle immagini per appunto poter containerizzare i broker, che sono i nodi che costituiscono praticamente un cluster Kafka, e contemporaneamente fornisce in particolare alcuni operators. Vi dirò tra poco che cosa si intende per operator nel mondo praticamente di Kubernetes. Quindi, attraverso sostanzialmente Streamzy abbiamo la diciamo possibilità di poter deployare e gestire un cluster Kafka, ma anche tutte le relative entità in Kafka, quindi anche topic, gli utenti, ma anche tutti gli altri elementi che fanno parte dell'ecosistema di Kafka, come per esempio Kafka Connect, il mirror maker per fare mirroring di dati da un cluster all'altro e così via. Però quello che ci fornisce Streamzy è sostanzialmente un approccio Kubernetes native, cioè tutto ciò che abbiamo in Kubernetes come risorse native, che conosciamo come i pod, i deployment e quant'altro, anche tutto ciò che fa parte del mondo Kafka diventa un qualcosa di nativo all'interno di Kubernetes. Quindi, giusto per farvi un esempio, abbiamo sostanzialmente qui in questa slide, come potete vedere, noi conosciamo quelli che sono le risorse native di Kubernetes. Chi non conosce i deployment per poter appunto deployare la nostra applicazione praticamente sul cluster Kubernetes, i pod, i service per poter accedere sostanzialmente all'applicazione. Qui abbiamo attraverso Streamzy delle custom resources, quindi delle risorse custom, tra cui in particolare la risorsa Kafka. Vedete qui sulla sinistra lo YAML, che descrive sostanzialmente un cluster, quindi una nuova risorsa Kubernetes di tipo Kafka, nella quale io vado a descrivere che cosa voglio, quindi come deve essere configurato il mio cluster Kafka, che tipo di versione di Kafka voglio usare, quante repliche, quindi quanti broker voglio in Kafka, la configurazione, i listener, quindi come voglio esporre sostanzialmente Kafka al di fuori, per esempio, del mio cluster Kubernetes e così via. Sulla destra vediamo le altre, una minima parte delle entità che possiamo gestire con Streamzy, tra cui gli utenti e i topic. Quindi possiamo creare sostanzialmente un topic in Kafka senza la necessità di conoscere i tool di Kafka, ma basta sostanzialmente creare una risorsa Kafka topic con la configurazione del topic, e la stessa cosa per gli utenti, quindi poter definire le access control list, quindi a quali topic un utente può scrivere, leggere e così via. Quindi questo ci dà un approccio verso Kubernetes nativo, quindi Kafka entra nel mondo Kubernetes a tutti gli effetti. Ma che cosa succede di queste risorse che noi andiamo a creare nel cluster? Ecco che entra in gioco il concetto dell'operator. Cioè, in pratica, che cosa accade? Dobbiamo pensare all'operator come di un qualcuno che al posto nostro faccia l'operazione di creare tutte le risorse Kubernetes di cui abbiamo bisogno per poter eseguire Kafka su Kubernetes. Quindi se diciamo l'approccio manuale prevede che io possa deployare Kafka su Kubernetes, ma mi devo creare il mio stateful set perché sostanzialmente ho bisogno appunto del fatto che Kafka è di tipo stateful, quindi deve avere ogni pod deve avere la sua ben precisa identità e così via, anziché andare a creare i persistent volume a mano perché ho bisogno di salvare messaggi e quant'altro, io vado a dichiarare il mio cluster Kafka in uno YAML, creo questa risorsa sul mio cluster Kubernetes, c'è l'operator che fondamentalmente segue un ciclo continuo, che è quello di osservare quella risorsa e da ciò che sto descrivendo in quella risorsa far sì che tutto ciò che
quello che io sto descrivendo diventi in realtà sostanzialmente sul cluster Kubernetes. Quindi va a creare per me tutte le risorse, diciamo, più native di Kubernetes, come Stateful, Set Service, Secrets e quant'altro, per deployare sostanzialmente il cluster. Allo stesso modo, che cosa succede? Nel momento in cui io vado a cambiare il mio YAML, perché voglio scalare, non so, da 3 broker a 5 broker il mio cluster, o voglio cambiare la mia configurazione sui broker di Kafka, vado sostanzialmente a fare un aggiornamento sul mio YAML. L'operator si rende conto che c'è una variazione, quindi ho modificato quella risorsa, non c'è più matching con quella che è la realtà che c'è sostanzialmente sul cluster Kubernetes, e quindi va ad aggiungere 2 altri nodi, per esempio, se sto scalando da 3 a 5 cluster broker Kafka, oppure mi va a fare un rolling update nodo per nodo se ho cambiato la configurazione di Kafka, che deve essere ovviamente uguale per tutti i broker che sono praticamente nel cluster. Quindi è qualcosa che fatta manualmente diventa complicata, e in questo modo diventa relativamente abbastanza semplice, soprattutto considerando che viene fatto un rolling update mantenendo la affidabilità e la continuità del servizio. Quindi questo è un po', riassumendo in pochi minuti quello che è Streamzy. Come call to action, che cosa posso dirvi? Allora, sicuramente di visitare il sito se volete sostanzialmente partire a cercare di capire come si può utilizzare questo progetto, se avete già un'applicazione che ha bisogno di Kafka e volete spostare questo workload sul cloud con Kubernetes, quindi volete spostare anche Kafka allo stesso modo. Ovviamente c'è il repo GitHub, c'è la community su un canale Slack, e ovviamente potete seguirci su Twitter. Anche per quanto mi riguarda, io sono assolutamente disponibile per qualsiasi domanda, anche su Twitter e quant'altro, e quindi grazie mille ancora per questa possibilità, insomma, Mario. Grazie Paolo, anche te molto esaustivo, interessantissima. Io adesso lascio la parola a Lorenzo Barbieri per la sessione che ci segue. Il mio invito è quello di supportare le community, quindi seguite questi ragazzi e mi raccomando, continuate ad appoggiare queste community. Grazie. Grazie Mario e ciao a tutti. E io sono Lorenzo Barbieri e lavoro in Microsoft da 12 anni ormai, e mi sono sempre occupato di community anche prima di entrare in Microsoft, e sono qui oggi per parlarvi di, assieme ad Andrea, che dopo vi presenterò, sono qui per parlarvi delle attività un po' diverse ed inclusive, diciamo così, che si possono fare tramite le community. Purtroppo oggi, scherzavo con Marco, non c'è qui neanche una ragazza, quindi tocca a me far la parte che deve rappresentare il mondo della diversità e dell'inclusione, però ci tengo molto perché praticamente ormai è 2 anni che la prima volta assieme a Mauro Servienti, che mi ha dato... che mi ha tirato dentro in questo mondo, e quest'anno invece con l'aiuto di tanti community member che dopo vedremo nella foto della slide, praticamente abbiamo organizzato in Italia per la seconda volta il Global Diversity CFP Day. Il Global Diversity CFP Day, dove nella slide vedete appunto la foto di tutti gli speaker, è un evento mondiale che si è svolto a fine gennaio quest'anno, e invece l'anno scorso si era svolto a marzo. È praticamente un evento mondiale in più di 100 posti nel mondo, ed è nato fondamentalmente come un evento, 3 anni fa era nato durante un JavaScript Day, se non sbaglio, in Scozia, dove ad alcuni speaker era chiesto: come faccio io, membro di una community discriminata o comunque di una community, cioè una persona che magari ha problemi di diversità o di inclusione, naturalmente non che lui ha problemi, ma che fa fatica, magari percepisce una difficoltà nel mandare proposte, quindi il CFP sta per Call for Paper o Call for Proposal, ed è il formato classico con cui le conferenze accettano nuovi speaker, o anche gli speaker famosi però molto spesso passano dalla CFP. Questo discorso delle CFP ha portato alla nascita prima di un evento locale e poi di questo evento mondiale, e in Italia siamo già a Milano, anzi, perché l'anno scorso c'era anche un'edizione a Torino, comunque a Milano l'anno siamo già al secondo anno, e spero l'anno prossimo di riuscire a riorganizzarlo di nuovo di persona, e non più virtuale, ma eventualmente secondo me anche virtuale può essere interessante, per cui vi suggerisco di
dare un'occhiata al sito, perché comunque ci sono tutta una serie di iniziative, di materiali, trovate le varie città. Se volete proporre un Global Diversity CFP Day, e qui è la mia call to action, andate sul sito quando uscirà la data del prossimo evento, proponete la vostra città. Se avete bisogno di una mano, contattatemi tranquillamente, io sono _ genio del male su Twitter o lorenzo.barbieri@microsoft.com, contattatemi e io vi posso aiutare a organizzare l'evento nella vostra città. Naturalmente voi dovrete occuparvi della parte logistica, ma per darvi consigli su materiale, su di cosa parlare, su come trovare speaker, sono a disposizione. Quest'anno sono stato molto contento perché avevamo speaker giovani, speaker come me un po' meno giovani, speaker che hanno parlato di tematiche come ad esempio come proporre sessioni, ho parlato del public speaking. Ci sono stati due speaker che hanno portato la loro esperienza di persone che quando hanno iniziato avevano paura di buttarsi nella mischia per via delle loro appartenenze, del fatto di essere ad esempio una giovane donna oppure di appartenere ad esempio a un gruppo che poteva essere discriminato, invece hanno portato la loro esperienza di grande inclusione. E poi c'è stata anche una sessione che ho voluto particolarmente, che era una sessione relativa all'accessibilità, ovvero come realizzare presentazioni accessibili. Questo perché anche i problemi di accessibilità possono portare alle persone a sentirsi diverse e a sentirsi escluse. Proprio su questo tema dell'accessibilità passo la parola ad Andrea, che è uno dei co-organizzatori degli Accessibility Days. Vai Andrea. Ciao a tutti. Allora, grazie a Lorenzo per l'introduzione, grazie a Microsoft per questa opportunità. Io sono Andrea, in teoria di lavoro, io sono uno sviluppatore software e di lavoro sono manager tecnico CTO di un'azienda di Milano, e quello che è successo oramai quasi 20 anni fa è che ho deciso di fondare un'associazione no profit con altri pazzi, si chiama UG.it, www.ug.org, che oramai da 19 anni organizza eventi, cerchiamo di creare opportunità per i nostri 17.000 membri in tutta Italia. E un evento di cui vorrei parlarvi oggi è quello accennato da Lorenzo, quindi gli Accessibility Days. Eccoti qua. Allora, innanzitutto la call to action ve la do subito. Gli Accessibility Days quest'anno sono venerdì e sabato di questa settimana, quindi registratevi subito, è gratuito. 2 giorni per capire come tutto ciò che è digitale può essere usato per scopi di inclusione o anche solo, però è il minimo ragazzi, per non discriminare, ok? È un appuntamento fisso, siamo alla 4ª edizione, è sempre nella terza settimana di maggio, perché il giovedì della 3ª settimana di maggio è il Global Accessibility Awareness Day, cioè la giornata mondiale per la sensibilità in tema di accessibilità, e quindi parleremo di come rendere accessibile una presentazione, come creare siti accessibili, come sviluppare applicazioni accessibili, tenendo conto che l'accessibilità è un tema molto ampio, perché potremmo avere temporaneamente un calo della nostra funzionalità su alcuni fronti. Per esempio, ok, cioè, ho alcune foto che vorrei farvi vedere. Queste sono foto della prima edizione, 4 anni fa, ok? 4 anni fa, dove per la prima volta ci trovammo a organizzarlo ad Ancona. Perché Ancona? Perché ad Ancona c'è il Museo Tattile Omero. Il Museo Omero è il primo museo tattile fondato al mondo. E tu parli col direttore, che è il fondatore, e ti dice che ha fondato questo museo perché andava negli altri musei, toccava le opere
gli dicevano non toccare e lui doveva rispondere: chiedermi di non toccare significa chiedermi di non vedere. E allora ecco, creare un luogo nel quale le opere famose, vediamo Guernica di Picasso o il David di Donatello, vengono stampate. Allora, il David di Donatello è una statua, la riproduco, la tocco e vi assicuro che quello nella foto sono io. E sei bendato, provi a toccare una statua e devi riconoscere che cosa possa essere. A volte non capisci nemmeno che è una persona. Eppure, Gianni, sappiamo come è fatta una persona, no? A braccia, gambe, volto, naso, o Guernica di Picasso, come lo riconosci? E noi da sempre cerchiamo di introdurre nel formato della conference principale delle esperienze sensoriali, la visita al museo tattile, appunto la cena al buio, oppure come anche quest'anno l'hackathon. Se guardate quella fotina in basso a destra, ci sono persone, ci sono anche io, sono proprio nell'angolo in angolo in fondo a sinistra, non mi si vede, che sono lì che dormo, tra parentesi quello accanto a me è Fabio Santini di Microsoft, hackathon dove si provano a prendere delle idee e si provano a sviluppare per realizzare qualcosa che possa servire, perché ci può sembrare banale, ma come fai a sapere se lo yogurt che hai nel frigorifero è scaduto o meno se non puoi leggere l'etichetta? In tempi di Covid e tu vai alle poste e devi prendere il numerino, devi schiacciare il touchscreen, e non è detto che schiacciare un touchscreen, vabbè, se non hai guanti, se non puoi essere certo che sia stato sanitizzato, possa essere una buona idea in questi giorni, ma se anche tu avessi guanti e quello fosse sanitizzato, se quello fosse sanitizzato, non tutti hanno le mani, quindi potrebbe non essere accessibile. E anche quest'anno abbiamo l'hackathon. La mia call to action è: iscrivetevi, tanto è gratis, e venite a parlarne, fate domande, noi ci siamo. Questo è, perché Lorenzo, insomma, questi sono discorsi. Io ce l'ho una domanda per te. Oh, proviamo. Accessibilità idee ci sono da 4 anni. Sì. Ma io ho parlato di diversity inclusion, tu hai parlato di accessibilità. Sì. Diciamo che non è da 2 anni o da 4 anni che ci occupiamo di questi temi. Io ti conosco da tanti anni, ti conosco forse, non sbaglio, dal 2003, quindi un paio d'anni dopo che era stato fondato UG.net, e mi ricordo tante prime volte, tante scommesse fatte quando era difficile farle, tipo adesso sono tutti agili, come mi dici spesso tu, però dimmi quando è stato fatto, esempio, la prima conferenza agile con UG.net. Se ricordo bene, settembre 2002, assieme a Marco Abis, che aveva fondato l'Italian Agile Movement. E ai tempi era una cosa che veniva vista, e ricordo quando venivo in UG.net e ti trovavo le prime speaker donne che erano tecniche, ad esempio, oppure trovavo degli studenti che facevano gli speech a conferenze con 400 persone, ti ricordi, ai Community Days, e ho sempre apprezzato questo coraggio, per cui non so se tu hai qualche aneddoto su queste cose, per quelli un po' più vecchi come noi, perché cioè, adesso è facile parlare di tutti questi temi, però quando abbiamo iniziato, a volte si veniva visti un po', ma sei sicuro di voler fare questa scommessa? Ragazzi e ragazze, fatevi sotto, non fatevi scoraggiare da alcunché, perché abbiamo qualcosa da dire. Bisogna impegnarsi, non è facile, ci vuole tempo, ci vuole dedizione. Io c'ho un mio grandissimo amico che si chiama Lorenzo Barbieri, che al termine di un evento UG.net venne da me e mi disse: io voglio tenere le sessioni a questi eventi, e io gli dissi: ok, impegnati, comincia a scrivere dei contenuti, delle news, degli articoli, perché se non riesci
a creare una propedeuticità, un filologico, qualcosa, mentre sei da solo a casa, non ti guarda nessuno, perché quando hai davanti 800 occhi è un problema, e se fai un errore è intemporale, non si torna indietro. Se riesci a farlo a casa tranquillo, poi andrai in pappa quando avrai gli occhi davanti. E Lorenzo, che è una persona intelligente, si mise lì e ci costruiamo gli strumenti. Gli altri devono, cioè, è giusto che gli ambienti siano inclusivi? Devono essere inclusivi? È giusto che anche noi proviamo a farci sotto perché abbiamo un messaggio? E ragazzi, sono milanese bauscia e quindi cito sempre Manuel Agnelli degli After Hours, è una canzone nella quale dice adesso fa qualcosa che serva. Ragazzi, facciamo qualcosa che serva. Facciamo qualcosa che serva insieme. Bene, grazie mille Andrea. No, grazie a te e grazie a voi. Marco, ti ripasso la parola e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao, ciao. Grazie davvero a tutti quanti. Per chi lo avesse chiesto poi nel corso della sessione, quello che abbiamo raccontato oggi lo metteremo a disposizione tra le varie sessioni registrate di Build. La scaletta è stata interessante, devo dire che i contenuti erano noti abbastanza, per come sono stati esposti sono stati interessanti, sia dalle community, e ripeto, ne abbiamo menzionato una quantità infinitesima rispetto a quelle che abbiamo in Italia. Abbiamo avuto rappresentanti, sono state menzionate alcune delle più antiche, con Daniele e con Andrea Santarello. Abbiamo avuto la possibilità di avere community nuove. Abbiamo avuto anche dei contenuti interessanti che danno l'idea del fatto che le community, e questo secondo me dà un messaggio positivo, quando Microsoft parla di community non parla però solo ed esclusivamente delle sue community, di quelle che raccontano la storia di Microsoft, non è più una Microsoft votata al marketing e alla vendita, per le community sinceramente non lo è mai stata, però tendenzialmente non c'è stato mai un avvicinamento a quelle che potevano essere altre realtà. Mentre invece, se date un'occhiata nel proseguio della giornata e della nottata con tutti di Build, vedrete che gli annunci relativi ai progetti open source che Microsoft sta continuando a portare avanti sono tanti. Come ricordava Pier Giorgio Lucidi, sono anche ormai note ed è importante ed è interessante vedere la Apache Foundation così vicina a Microsoft, o viceversa, Microsoft avvicinarsi alla Apache Foundation. Dall'altro lato c'è un impegno non banale nel giocare correttamente su questo ambito. Che cosa intendo? Intendo ad esempio che relativamente alle tematiche open source non finisce qui l'attività, nel senso che non c'è solamente quello che abbiamo raccontato noi per poter essere considerato, diciamo così, rilevante come esempio di cose che sono presenti sul mercato. Una delle cose che ad esempio volevo raccontarvi è, datemi un secondo che quando faccio da presenter faccio anche da producer e un po' di altre cose, che volevo raccontarvi ad esempio è che il mese prossimo abbiamo un'interessante attività che mette insieme le due anime, l'anima estremamente tecnica di Microsoft, che ruota, per quelli che sono gli argomenti che ci raccontiamo in questi giorni, attorno ad Azure, a Visual Studio e a quella che è la struttura di codice, anche se poi, lo ripeto, le community con le quali collaboriamo sono community anche che si occupano di Modern Workplace, di CRM e ERP con Dynamics, Microsoft 365. C'è un blending anche tra la scrittura di codice e, la realizzazione di applicazioni senza scrivere troppo codice. Una delle, interessanti attività che volevo menzionarvi, ad esempio, il fatto che il 16 di giugno teniamo, io e le persone del team che vi ho menzionato in precedenza, a quella che si chiamerà la Microsoft European Virtual Open Source Summit. È un evento più piccolo rispetto a Build, assolutamente, ci aspettiamo quelle 5-6.000 persone, ma sarà di tutto rispetto perché non sono solo persone Microsoft che parlano, c'è anche tutta la tematica legata alle altre realtà del settore open source che raccontano con noi. Oltre a questo aspetto, volevo anche raccontarvi un altro,
ed è un po' legato a quello che sta succedendo nella gestione degli eventi. Avete sentito raccontare Daniele che ha creato con ASP Italia la parte di piattaforma, avete sentito di Luca e Andrea Tosato che utilizzano Teams per fare attività, questo perché ci siamo spostati abbastanza, come dire, per certi versi irreversibilmente, secondo me, verso un approccio alla parte online. Continueremo sicuramente a supportare come Microsoft a realizzare eventi in presenza, ma quello che succederà è che sarà sempre più possibile trovare contenuti Microsoft in online, anche in lingua italiana. Per questo motivo un'altra cosa che abbiamo pensato di digitalizzare per certi versi sono i gadget. Adesso non è che smettiamo di regalare i gadget, anzi se mi avete mai incontrato in giro per le community, per gli eventi community realizzati con Boost, con Emotion, anche interni, sapete che ci teniamo a lasciare il brand Microsoft in qualche maniera sulle spalle dei nostri fan. Una delle cose che abbiamo fatto è anche realizzare una sorta di token o di gadget virtuale. L'abbiamo chiamato Azure Heroes, è una sorta di sticker, solo che invece che ad essere solo lo sticker fisico è anche un token virtuale. È un token basato su una blockchain messa in piedi da un nostro partner Engine che lavora con noi, lavora in generale con il mondo del gaming e come forse avete visto e sapete con Minecraft diciamo che abbiamo qualcosa da raccontare anche noi su questo tema. Tendenzialmente quindi se volete, se scannerizzate quel QR code vi arriverà all'interno di un wallet che poi va installato se non ce l'avete su un cellulare, un badge da Azure Learner. L'Azure Learner è chi si è speso con noi, come in questo momento, per 2 ore per seguire i contenuti tecnici legati ad Azure, a Microsoft e alle community. Se poi volete fare un salto sul link che trovate sulla destra, vedrete che c'è anche la possibilità di candidarsi per dire vorrei dare una mano, ho dato una mano, avere insomma riconoscimenti di questo genere. Quindi, detto questo, io direi che è stato davvero interessante tutto quanto quello che i nostri colleghi hanno fatto vedere in queste 2 ore di connessione. Devo dire che in maniera anche impressionante siamo stati perfettamente nei tempi e siamo riusciti anche a passare i messaggi corretti che avevamo ipotizzato. Quindi io ringrazio letteralmente dal primo all'ultimo tutte le persone che sono intervenute, ringrazio anche i moderatori che sono nascosti, nel senso che non avete visto, ma che moderavano la chat e si occupavano della parte poi più tecnica, come Adele Castiglioni che è stata con noi, e ci vediamo prossimamente. Quindi ci troverete in giro come community italiane negli eventi che sono stati menzionati, probabilmente, anzi sicuramente ci troverete in eventi di community non Microsoft con il GRUSP a fine mese su un'attività con Kubernetes, ci saranno miei colleghi che racconteranno ad esempio le tematiche di Serverless and Green al prossimo Serverless Day di Milano, che è un'altra community diciamo così assolutamente amica ma esterna rispetto a Microsoft, e come questa tante altre. Mi dispiace non poterle menzionare tutte perché davvero sono tantissime, ma seguiteci in generale sia sui canali social, seguiteci su quelle che sono poi le realtà, diciamo così, di community che abbiamo menzionato e di contenuti sicuramente non ne mancheranno. Io vi lascio a quelle che sono le restanti ore di build, sperando che le troviate interessanti, che possano essere utili anche per il vostro sviluppo professionale. Vi ringrazio ancora e vi saluto. Alla prossima. Ciao.